La seconda commissione torna alla Villa Cordova per verificare lo stato dei lavori che erano stati preannunciati dall'amministrazione e le condizioni in cui versa l'area verde presente in centro storico dopo il sopralluogo effettuato a inizio maggio. Aveva assunto l'impegno di far iniziare i lavori entro fine maggio di quest'anno, siamo a fine giugno e qui tutto è rimasto, anzi è peggiorato. Avevamo chiesto anche la collocazione dei bagni chimici in via provvisoria per consentire a chi frequenta la villa di poter, insomma, farne uso, e invece no. Se noi andiamo a spendere soldi nei giochi o nei bagni e poi nessuno sta qui a tutelare, a vigilare, a richiamare chi commette atti vandalici, sarebbe inutile spendere soldi. Noi chiediamo eventualmente anche l'affidamento a terzi, se è il caso della villa, a trovare una soluzione, ma se nessuno fa nulla, anzi più passa tempo, più la situazione peggiora con la cattiva pubblicità che ci facciamo all'esterno, perché come detto poco fa, se viene un turista e trova la villa in queste condizioni e i bagni in quelle condizioni, sicuramente la città di Caltanissetta tutta non fa bella figura. I sopralluoghi intanto erano stati effettuati anche in altre ville cittadine. Siamo ritornati qui perché su Villa Cordova c'era questa criticità che era importante da risolvere. Tra l'altro avevamo avuto delle date confortanti, che erano quelle di un inizio lavori datato fine maggio. Siamo già a fine giugno e la situazione è pressappoco identica a quella di un mese e mezzo fa. Tra l'altro risulta che ancora la luce è accesa, quindi c'è uno spreco di energia elettrica. Quando abbiamo effettuato i sopralluoghi su Parco Robinson e su Villa Medeo, purtroppo non abbiamo potuto verificare lo stato d'uso perché li abbiamo trovati chiusi, non abbiamo trovato un custode ed è praticamente come se i bagni non ce ne fossero. Il problema, secondo me, è all'origine, è un problema di gestione. Un problema di gestione che abbiamo riscontrato in tutti i giardini, dove manca un supporto che è una vigilanza. E arrivano anche le rassicurazioni del primo cittadino nisseno sull'inizio dei lavori che riguarderanno sia la Villa Cordova che la Villa Medeo. La gara è stata aggiudicata parecchi mesi fa, ma per carenza di operatori e di operai che possono svolgere i lavori, l'impresa ha chiesto una dilazione della consegna. Purtroppo c'è questa situazione qui a Caltanissetta che tutti gli operai edili sono impegnati. Per cui ha avuto questa difficoltà. L'impresa ieri ha firmato il contratto, si farà la consegna e diciamo nell'immediato verranno consegnati i lavori. La custodia viene effettuata, è integrata con il percettore del reddito di cittadinanza, ma ci sono i titolari che quindi hanno il potere di andare a controllare. Di solito queste cose succedono la notte quando i ragazzi entrano a cancelli chiusi e distruggono i giochi. Questo è un altro paio di maniche, ma noi qua lavoreremo per andare non solo a vigilare, ma anche a dire ai ragazzi di evitare di distruggere i giochi.